Pensavate che fossi scomparsa, vero? No, 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 ci sono, ci sono! È che io ho anche altri canali e la cosa mi è un po' sfuggita di mano. Non riuscivo a fare più i video per tutti quanti i canali. Quindi ho dato la precedenza ad altro, ma adesso sono tornata. Sono tornata perché ho tantissimi playset che mi sono rimasti lì da aprire da tantissimo tempo, tra cui il Ballet Theater, che è una novità, diciamo, del 2017, di fine 2017. Avevo aspettato un po' a comprarlo e adesso eccolo qua. Bellissimo, bellissimo, con la nostra coniglietta cioccolato, la nostra ballerina, Chocolate Rabbit Girl ballerina, bellissimo. Poi qui ci sono da aggiungere anche le due ballerine del playset del Ballerina Friends. E quindi poi dopo le andrò ad unire perché ce le ho e le avevo già presentate. Come sono contenta di essere tornata, mi siete mancate tanto 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 tanto. È talmente grande questa scatola che non ci sta nell'inquadratura, non so come devo fare. Allora, il teatro è bellissimo, veramente bello. Vi faccio vedere anche il resto della scatola perché ci mostra che ci sono altri scenari, ci sono tre diversi scenari da poter mettere. Uno è un campo con dei fiorellini, un prato con i fiorellini, l'arcobaleno. Questa qua invece è una scalinata elegantissima con le tende. Qua invece abbiamo una stradina che mi sembra proprio quella del villaggio Sylvanian con le casettine. Qui invece ci mostra come noi possiamo collegare il nostro cellulare proprio al nostro gioco per collegare la musica, quindi per far ballare su una musica meravigliosa le nostre ballerine. Il contenuto comprende la coniglietta cioccolato con la sua coroncina e poi ci sono i biglietti per il teatro, che bello, questa qui la sbarra dove fanno gli esercizi le ballerine che si può usare in due modi diversi, quindi anche come quasi tavolino. Poi c'è un appendiabiti, uno sgabello, i biglietti l'avevo detto. Ah, qui meraviglioso, perché questo set si può usare sia con le ballerine che con le pattinatrici, perché qua abbiamo, diciamo, una base come se fosse ghiaccio con i fiocchi di neve. Adesso lo so che siamo in primavera, ahimè, stagione che non sopporto. E anche questo sfondo qua è reversibile. È bellissimo il nostro teatro del balletto. Guardate qua quante immagini, poi dopo lo vado ad aprire, giuro, promesso, promesso, promesso. Guardate che delizia, la nostra ballerina sulle punte, il pubblico entusiasta che la osserva. Ma non c'è niente da fare, i Sylvanian Family sono il giocattolo più bello che c'è. Sì, 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 sì. Andiamolo ad aprire. Io intanto saluto la mia amica Natasha. Natasha, ti ho fatto... Non so, ti ho fatto aspettare un po', è da tanto che non vedi i video dei Sylvanian, lo so, sono stata proprio una disgraziata. Ti avevo anche promesso quello del supermarket, ti assicuro che l'ho fatto, mi ci è voluto una vita e mezzo per farlo, ma l'ho fatto e spero di pubblicarlo quanto prima. Ma che bello che è, guardate, tutto dorato, via via, togliamolo dalla busta. Ma è meraviglioso! È meraviglioso! Allora, qui c'è questa manopolina per far girare il nostro palco. Qua vi faccio vedere che c'è la cassa da cui esce la musica. Io per ovvi motivi, siccome sto registrando col cellulare, non posso collegare il cellulare. Anche perché non posso assolutamente far sentire delle musiche... Che sono soggette a copyright, altrimenti mi bloccherebbero il video, il canale, tutto quanto. Guardate, oh mamma mia, la bellezza! Ma qua si chiude, ma che splendore! No, vabbè, ho fatto proprio bene a prenderlo. Guardate le tende, guardiamolo da quest'altra parte, da esterno com'è. Ma che bellissimo! No, ma altro che bellino, è bellissimo, è bellissimo. Chissà quante cose ci saranno adesso da mettere. Allora, vi faccio vedere anche la ballerina. No, ma ne vogliamo parlare? Ma quanto sei bella! Dopo prendo anche le tue amichette.
Sei bellissima, ciao, guardate che vestitino, mi sembra quasi... chissà se qualcuno di voi fa danza classica, una bimba mi aveva scritto che faceva danza classica quando feci il video appunto delle ballerine a Friends. Mi sembra quasi uno dei fiocchetti di neve dello schiaccianoci. È meravigliosa, guardate le scarpettine, io ho sempre sognato di fare la ballerina, ma ahimè non ce l'ho fatta. Ho fatto altro nella vita. Poi qua abbiamo il piedistallo per la nostra ballerina che poi va appunto posizionato sul palcoscenico. Ah, una meravigliosa coroncina, proprio da principessa. Che bello, tipo lago dei cigni, guardatela. Ma sei uno spettacolo di coniglietta te, sei proprio bella, bella, bella. Qui dicevo appunto c'è il suo supporto per il palcoscenico, per farla girare, danzare, danzare. Vado ad aprire anche questo. E poi dopo rapidamente lo montiamo perché voglio giocarci. Sinceramente. Ecco qua. Noi così mettiamo la nostra ballerina, poi questo va incastrato sul palco e lei gira, 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 gira. Qui c'è lo sgabello e l'attaccapanni. Questa è la sbarra. Deve fare tutti gli esercizi, plié, poi cos'altro c'è? Prima posizione, seconda, quinta. Tutti quegli esercizi lì, il grand plié e qui finiscono le mie competenze. Dicevamo sgabello, attaccapanni. Quindi questo si può anche quasi usare come appendino. Ah, vedete che si può usare da tutti e due i lati questo. Sia così che così. Andiamo avanti, perché ci sono altre cose. Dunque, questo. Probabilmente è per prolungare il nostro set. Poi, cos'altro abbiamo? Qua niente. E qua invece abbiamo i nostri sfondi e quindi andiamoli a vedere. Ve li avevo fatti vedere prima dalla scatola, adesso li vediamo dal vivo. Allora, servono le pile. Perché servono le pile? Per la musica, forse? Sì. Ecco il nostro sfondo, vedete qua con i fiocchi di neve e di qua invece proprio palcoscenico rosso. Poi abbiamo questo sfondo, ma perché mi aveva fatto vedere? Perché mi aveva illuso nella scatola facendomi vedere altri sfondi che non ci sono? Cos'è sta situazione? Cos'è sta cosa? Ah, e gli adesivi da attaccare. Ok, procediamo. Allora, giriamo. Ah no, qua va subito messo l'adesivo del Ballet Theatre e allora andiamolo ad attaccare. Va messo qua sopra. Mettiamolo. Eccolo qua. Che belli questi colori, questo color borgogna. E poi tutti gli altri adesivi. Ah, vedete, c'è il lago di cigni. Today's performance. Bello, 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 le lezioni di danza. Ah, che bello, c'è da fare, c'è da fare, c'è da fare. Continuiamo. Ecco qua, è tutto pronto! Ho messo tutto, ho messo la base del palcoscenico, ho preso le altre due ballerine, la nostra Rebecca dei Milk Rabbit e la nostra Nora dei Persian Cat. Guardate quanto sono belle queste ballerine, mamma mia! Che eleganza, che leggerezza! È meraviglioso e adesso ho i biglietti per voi, prego, potete assistere allo spettacolo. Ecco qua i bigliettini, i ticket per partecipare, per poter assistere. Se riuscissi a metterlo a fuoco, no, non ci riesco molto bene, sempre meglio, sempre meglio. E adesso, grazie alla manopolina che vi avevo fatto vedere prima, io posso girare e le mie ballerine, come piroettano! Ma come sono belle! E come vi dicevo, possiamo usare anche le pattinatrici, eh?
Brave, bravissime ragazze! Che super ballerine che siete! Oh, adesso siete tutte qua pronte per ricevere un applauso. Allora, tiriamo giù le gambine. Girati anche tu. E anche tu, Nora. Tiriamo giù. Ecco le nostre tre ballerine, meravigliose, meravigliose. Brave, brave, brave! Come siete belle! Mi sono innamorata di questo playset. Bellissimo. Poi ho attaccato gli adesivi qua, dove qui abbiamo, ci fa vedere che la ballerina principale, diciamo l'étoile del balletto, è proprio lei, è la nostra Fria. Aspetta, ti devo spostare un pochino, Nora. Così, qua abbiamo lo specchio. Haha, ciao! E poi le nostre ballerine si possono appunto esercitare alla sbarra e fare i loro esercizi. Tra l'altro, oddio, adesso dove l'ho messo? Ecco, qui abbiamo lo sgabello e lo andiamo a mettere qua, sotto l'orologio. Questo funge, diciamo, da camerino. Poi, sono già riuscita a perdere qualcosa? Ah, dove l'ho messo l'attaccapanni? Insomma. Ah, è qua. Abbiamo il nostro attaccapanni da attaccare appunto qua dietro. C'è il gancettino apposta, vediamo se ci riesco. Dai, non avevo dubbi che mi sarebbe caduto, non avevo proprio alcun dubbio. Ecco, così. Perfetto. Poi vi giro il nostro bellissimo teatro e vi faccio vedere che cos'altro ho attaccato. Allora, qui abbiamo la biglietteria. Ticket. E allora, tutti i nostri bigliettini li possiamo andare a mettere qua. Qua appunto c'è la locandina dello spettacolo di questa sera. Qui di fianco c'è un altro bel cartellone con le lezioni di ballo. Direi che c'è tutto. Proprio bellissimo questo teatro. Se volessimo cambiare lo sfondo, nessun problema. Sposto un attimo le mie ragazze. Devo aprire qua. E anche di qua tolgo questo sfondo, lo giro e abbiamo un altro scenario. Abbiamo un bellissimo lago. Rimettiamo a posto la nostra tenda ed ecco qua, il nostro teatro del balletto è pronto. Bellissimo, meraviglioso, uno dei tanti playset dei Sylvanian Families che io amo alla follia. Spero che la puntata vi sia piaciuta e spero che ci siano tante ballerine a guardare il video. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non perdete nessuna puntata. Se volete proprio essere certi di non perdervi niente, dovete far tintinare la campanella sulla home, in questo modo vi arriveranno le notifiche di tutti i video. Vi prometto che d'ora in poi sarò molto più ligia al mio dovere, non vi farò mancare mai video. Ciao a tutte, un bacione!